sulla sponda laziale, non avevano esitato a paragonarlo niente meno che a Maradona. Merito di alcune prodezze del suo sinistro, magia pura, non disgiunta da una potenza particolarmente rilevante nei calci di punizione. La novità è Rubén Sosa, il giocatore che è partito ieri dall'Uruguay e si è presentato nel pomeriggio da Piano Gentile per allenarsi con i compagni. A Milano, sul fronte interista, quando arriva, non c'è altrettanto entusiasmo sulle sue possibilità. Ma Sosa si sta allenando molto bene. Dei cinque stranieri che militano in squadra, Rubén Sosa è quello che suscita meno curiosità. Quando decide il mister di entrare in campo sono pronto. E nelle prime giornate Osvaldo Bagnoli lo relega addirittura in tribuna. E mentre Sosa in tribuna ha fatto esercizi acrobatici per tenersi in caldo, Darko Pančev gol non ne fa e se li fa glieli annulla. Per il resto della stagione invece l'uruguagio gode indubbiamente del fallimento della scarpa d'oro Darko Pančev, il macedone della Stella Rossa, pagato 6 volte più di lui e rientrante a pieno titolo nella categoria degli inguardabili bidoni del nostro campionato. Se i tifosi interisti avessero avuto tra le mani il centravanti se lo sarebbero mangiato vivo. Di Ruben i tifosi nerazzurri apprezzano subito la velocità. Sosa brucia allo sprint colombe e piccioni e va a segnare il gol numero 20. Sembra adatto per le gare in trasferta, dove gli spazi sono maggiori e le sue doti di contropiedista vengono esaltate. Ammazza, ma c'è stata un'ira di Dio Sosa oggi. Proprio a Firenze dovevi essere così. Ammazza, come hai giocato, complimenti. Dimostrando anche buone attitudini al dialogo con i compagni di reparto. Fontolan, ispirato da Sosa. La frequenza dei suoi gol risulta decisiva per cullare il sogno scudetto dell'Inter, lanciatasi all'inseguimento del Milan. Alla 25esima giornata, reduce da un gol sulla Juve, bersaglio già colpito all'andata, Ruben è il protagonista di Inter Pescara. L'Inter non è in giornata eccezionale, anche perché Shalimov e Berti sentono la primavera. Insomma, occorre la botta d'ingegno per sbloccare la partita e solo Rubén Sosa ne è capace. L'exploit che sblocca l'incontro è il suo gol dell'anno. Alla mezz'ora, servito da Fontolan, Sosa giunge al limite dell'area e, totalmente defilato sulla sinistra, lascia partire un tiro diretto al 7 che combina forza e precisione. Una prodezza balistica che lo carica come una molla e propizia anche il punto del raddoppio. Berti serve sul sinistro all'uruguaiano la palla da sbattere dentro e nessuno ha dubbi sul fatto che Sosa azzecchi il tiro del 2-0. Per l'11 nerazzurro è la rete numero 12 che va a incorniciare il 12esimo risultato utile consecutivo dell'Inter. Sono molto vicino al 13, però speriamo di essere... continuare questa raccia buona, arrivare tanti, no? Cifre destinate ad aumentare in quella che rimarrà la sua migliore annata in Italia. Il presidente giustamente fa lo suo e fa l'Inter ancora più forte. Speriamo di essere il prossimo anno. Rubén Sosa è il Calimero del gol. Piccolo, nero e simpatico. Uruguaiano svelto di gambe, di lingua e di cervello. Fantasia e simpatia. Va al tiro con una facilità estrema. Ha un sinistro magico e spara a proiettili da lontano. Gioca in velocità. Si diverte e diverte.